Presidente, parliamo di questa organizzazione, di questo evento organizzato dalla Federtrek che coinvolge 6 comuni della zona della Laga, dei Monti della Laga. La valorizzazione dei territori montani quanto conta per sviluppare concetti turistici nuovi legati al turismo ecosostenibile? Eccellente manifestazione che conta tantissimo. Quello che serve oggi alla montagna è la conoscenza, consapevolezza del territorio, delle potenzialità, e fare questo tipo di manifestazioni consente di attrarre persone e da qui territori devono essere pronti poi a dare servizi adeguati, quindi non solo conoscenza, non solo cultura, natura, ma anche tutto ciò che li lega, quindi enogastronomia è un altro punto importante che dobbiamo valorizzare e riscoprire nella montagna, soprattutto valorizzando i prodotti tipici locali, che è un'essenza che oggi manca. Tutti dimenticano di come si facevano, per dire un esempio banale, il maiale di una volta, quali sono i prodotti, i salumi derivati da questo tipo di lavorazione, quali sono anche i prodotti agricoli che in questi anni vengono riscoperti. Questo è il vero punto di forza che dobbiamo portare avanti. Come si combatte lo spopolamento di certi territori? Con i servizi, con le infrastrutture, con la vicinanza soprattutto alle persone che restano in montagna e che hanno bisogno, per quel gap, quel divario che c'è rispetto alla città, di tanti servizi anche del quotidiano che possono sopperire anche una differenza che poi da un punto di vista economico pesa nel bilancio familiare. E allora che estate sarà per questi territori? Speriamo che sia un'estate come quelle trascorse dopo il Covid, in trend di crescita, quindi un'estate piena di eventi, piena di manifestazioni. Il mio comune, come gli altri comuni montani, sono molto vicini a queste associazioni e stiamo lavorando al massimo per ripristinare e riorganizzare tutto il territorio montano affinché possa realmente sviluppare il potenziale che merita, che ha.